Eccomi qui, allora inaspettata, stavo quasi per svestirmi e struccarmi completamente, poi ho detto no, perché è diverse settimane che ho questo sacchetto pieno di prodotti terminati di cui voglio parlarvi e non riesco mai a filmare, quindi ho detto stasera è la volta buona, mi siedo, filmo, così poi finalmente posso buttare e o riciclare tutti i prodotti che ho in questo sacchetto. Inizio subito in maniera totalmente random, il primo prodotto che vi faccio vedere è il deodorante che utilizzo praticamente sempre ed è affidabilissimo per me in termini di efficacia, che è il Borotalco nella versione classica. Unica nota negativa è che essendo a base di talco può rilasciare, non succede sempre, devo ammettere che a volte nella prima parte della confezione non succede, poi improvvisamente lo fa, rilascia la polvere bianca che sta all'interno e quindi potrebbe lasciare dei residui e o macchiare vestiti scuri se non state attenti. Esiste però anche la versione invisible che è apposta per non lasciare tracce, io però mi trovo benissimo con questa. Quando mi succede, spolvero via velocemente prima di vestirmi la polvere in eccesso che mi ha lasciato e sono protetta tutto il giorno. Altro prodotto un po' random che non è propriamente beauty, ma è più che altro per la casa, ma lascia un profumo delizioso anche su tutta la biancheria, quindi l'ho voluto includere perché poi di fatto a me piace avere anche i vestiti che profumano di bucato, di pulito, eccetera. È il profumo per bucato di Mami Milano. Questo è nella profumazione Diamante Bianco ed è la versione grande da 500 ml, che secondo me è la più conveniente. Ha la bottiglia di vetro, quindi anche perfettamente riciclabile ed è un marchio veramente buonissimo. Altro prodotto è questo shampoo secco di Sienne, che è il marchio che Lidl ha per il reparto, diciamo, beauty, per la parte beauty e make-up. Al cotone e alla lavanda, la fragranza io personalmente non l'ho minimamente sentita, quindi per me non si sentiva in maniera diversa rispetto a uno shampoo di Batiste o altro. Sicuramente efficace, un ottimo rapporto qualità-prezzo per il prodotto che è, perché costa veramente pochissimo, quindi probabilmente lo riacquisterò. Non riacquisterò invece questi che avevo preso su Amazon, sono dei patch per gli occhi in quel materiale tipo gel silicone, imbibito di ovviamente siero apposta per la zona del contorno occhi. Durano una vita, ce ne sono dentro tantissimi, adesso non mi ricordo, ma credo che fossero 50, forse anche di più. Lo avevo preso su Amazon, non ho notato particolari effetti dal punto di vista antirughe, sgonfiore, perché sapete che io soffro di borse. Sicuramente è una coccola, ma ce ne sono di molto più efficaci, come per esempio questi di Patchology che ho comprato da Sephora e che io amo, ne ho di tutte le versioni, quindi sicuramente non lo ricomprerò. E poi non mi piace che non sono confezionati singolarmente, sono uno sopra l'altro e quindi quando si prendono spesso, se non fate attenzione, si spezzano con le unghie o altro, quindi per me un no. Poi invece buonissimo che vi straconsiglio, io ne ho già presa un'altra confezione che mi deve arrivare nei prossimi giorni perché l'ho ordinata tramite Amazon, è questo di Kérastase, la linea è Chrome Absolue. In pratica è un trattamento che voi fate ai capelli per donare lucentezza e nuovo vigore. Si mette in posa dopo che avete lavato i capelli e dopo anche il balsamo, praticamente lo strofinate sulle lunghezze, io lo uso diciamo dall'altezza delle orecchie in giù, lo lasciate in posa per 5 minuti e poi lo sciacquate. Il risultato è che i capelli sono setosi, super morbidi, super disciplinati, assolutamente anticrespo come effetto e molto molto lucenti. Quindi ottimo, ve lo consiglio, costa un pochino, però ne vale veramente la pena. Un prodotto buonissimo che ho scoperto nell'ultimo periodo è questo di Irene Forte o Irene Forte, che trovate su Beautyholic Shop, che è uno shop che vende prodotti green di cui vi parlo ormai da anni e anni e anni, che ha dei marchi buonissimi. Questo me l'avevano inviato loro tanto tempo fa ed essendo un detergente schiumogeno serve a lavare il viso, ha dentro lavanda, rosmarino e come vi dicevo è un prodotto green, quindi ottimo anche per la formulazione. Ma avendo questa texture in schiuma e mousse l'avevo sempre un po' sottovalutato perché lo ritenevo erroneamente, ovviamente, questo era proprio un bias, un preconcetto che io avevo, non efficace a sufficienza per rimuovere bene il trucco anche sugli occhi. Sapete che quando io faccio il bagno e mi strucco direttamente nella vasca e non voglio fare 500.000 passaggi, un prodotto solo che non mi bruci gli occhi, ma che sia anche efficace per il make-up occhi. Invece poi l'ho provato e l'ho finito tutto nel giro di pochissimo tempo perché mi è piaciuto tantissimo. Quindi se cercate un detergente a risciacquo con una formulazione green con questa texture schiuma, ve lo consiglio assolutamente. Altro prodotto sempre con formulazione diciamo green ottimo di un marchio italiano è questo di Apiarium. Apiarium
È un marchio che mi piace tantissimo e tra l'altro sul loro sito con il codice Nabiki potete acquistare tutti i prodotti sempre con il 20% di sconto, quindi approfittatene perché hanno dei profumi meravigliosi, dalle fragranze ai prodotti per il corpo, bagno schiuma, creme corpo, scrub, ma anche prodotti per i capelli. La linea Vaniglia Mandorla è una di quelle che mi piacciono di più per le note della fragranza, che ha questo tocco dolce della vaniglia ma con una punta leggermente amarognola finale che lo rende poco stucchevole, quindi perfettamente adatto a tutte le stagioni. C'è proprio il prodotto invece per i capelli nuovo, che è stato lanciato da pochi mesi a questa parte, che è il balsamo per i capelli. Esiste tutta una linea compresa anche di shampoo, comprensiva di shampoo. Lo shampoo non mi fa impazzire, devo essere sincera, sui miei capelli non ha il rendimento che vorrei, probabilmente perché sono comunque schiariti e quindi hanno bisogno di molto più, di un prodotto che li renda più corposi, più ricchi, e questo invece non lo fa, mentre il balsamo è una vera coccola. Profuma veramente di vaniglia e mandorla. Ci sono tante linee che magari amate il profumo che ha la vaniglia, poi provate altri prodotti della stessa linea, crema corpo eccetera, e non hanno lo stesso odore, non hanno lo stesso profumo. Questo invece è uguale, trasversale per tutta la linea ed è delizioso. Tra l'altro rimane anche nei giorni successivi sui capelli ed è una vera coccola, oltre a essere estremamente efficace perché lascia i capelli morbidi, disciplinati e perfettamente pettinati e non nutriti, perché non si può dire nutriti dei capelli, però all'apparenza e al tatto sembrano così. Un altro prodotto che ho terminato e che mi era stato inviato è questo di Lockerbear, che è un sapone liquido alla clorofilla, anche questo completamente green. Ho amato tantissimo la formulazione, molto ricca, che fa una bella schiuma, si sciacqua però via molto facilmente, quindi l'ideale da utilizzare anche per lavare il corpo. Quello che non mi ha fatto impazzire è stata la fragranza. Inizialmente si apre con delle note molto buone, ma poi ha un qualcosa nel sviluppare, diciamo, l'accordo olfattivo che invece non mi è piaciuto, quindi non credo che la ricomprerò. Invece un profumo che amo tantissimo è questo di Lush, che è un bagno schiuma che generalmente esce nel periodo di Natale o di Halloween, si chiama Lord of Misrule. È verde, completamente verde, ed è buonissimo, molto speziato, molto aromatico, intenso, unisex, assolutamente potete usarlo se amate le fragranze che sono un po' borderline. Le note hanno dentro, vediamo se lo scrivono perché io non me le ricordo sinceramente, ma sono buonissime. Pepe nero, patchouli, ed ecco è il patchouli che mi piace tantissimo probabilmente, lascia la pelle morbida, perfettamente pulita, e anche questo è un prodotto ovviamente, come tutti i prodotti di Lush, che è green, quindi ottimo per la formulazione. Meraviglioso invece il siero Double Serum di Clarence. Adesso sto usando la formulazione light, quella che è uscita da pochissime settimane, e devo dire che mi piace molto per questo periodo. Sono due prodotti splendidi. Io non sentivo l'esigenza di una texture light, di una versione light un po' più acquosa e leggera per l'estate, perché questo secondo me fa benissimo il suo lavoro anche nel periodo di caldo, però devo dire che mi sta piacendo anche l'altro. Ottimo, un prodotto anti-age meraviglioso a base di curcuma, la formulazione anche in questo caso sfrutta attivi che arrivano dal mondo vegetale. Clarence su questo è da sempre un marchio che sfrutta le potenzialità e i benefici delle erbe, delle piante, dei fiori eccetera eccetera. La versione questa qui, se non l'avete mai provata, è da utilizzare come siero prima di qualsiasi crema che voi abbiate nella vostra skincare routine, ma in generale anche come prodotto stand alone, nel senso che se volete ridurre al minimo la skincare e cercate un prodotto che sia un po' a metà tra siero e trattamento crema, io vi consiglio un prodotto come questo, per me è meraviglioso e non ne dirò mai abbastanza, sicuramente lo ricomprerò più e più volte. Altro must a mio avviso è invece il mascara di Benefit, che si chiama Bad Girl Bang. Questo è il mio mascara preferito ormai credo da 7 anni, 8 anni, da quando è uscito, non l'ho più abbandonato. Ne ho provati anche degli altri, alcuni sembrano avvicinarsi per un periodo, poi di fatto però io torno sempre a questo, per me questo è il risultato garantito, lascia le ciglia comunque ben separate senza fare quell'effetto grumoso o appiccicoso che raggruppa a ciuffi le ciglia, che io non amo, ma le rende folte, nere e anche con un leggero effetto incurvato, per cui mi piace tantissimo. Poi io amo l'applicatore in elastomero rispetto a quello, diciamo, tradizionale un po' a spazzola, che non mi piace invece.
Un altro prodotto che non ho terminato, ma che ho dovuto buttare, questo perché è un prodotto con formulazione green, ma che praticamente è virato subito, è stato questo di Freshly Cosmetics, si chiama Rose Quartz Facial Cleanser. È un prodotto molto valido, mi ricordo che questa era una delle confezioni N che mi hanno inviato quando facevo collaborazioni con loro. Mi era piaciuto moltissimo quando lo utilizzavo ed era nella sua, diciamo, formula normale, non contaminata. Questo probabilmente era lì da troppo tempo e ha preso un odore sgradevolissimo, quindi lo sto buttando perché è inutilizzabile, ovviamente. Invece, creme viso, torno ad Apiarium e alla linea sempre vaniglia mandorla, buonissima. Questo è un altro dei prodotti che dovete provare. Della linea vaniglia mandorla io vi consiglio il balsamo per i capelli, il gel olio struccante per il viso, che è un detergente sempre schiumogeno, al risciacquo, e questa che è la crema viso, che è meravigliosa. Se avete una pelle come la mia, che ha bisogno di idratazione, che vuole una corposità e una ricchezza pur non essendo unta, e cercate un prodotto che dia questa ricchezza e questa morbidezza mentre la massaggiate e la stendete senza star lì per ore, senza lasciare residui che fanno i pallini, è perfetto quindi da utilizzare anche come crema prima di truccarvi. Provatela perché è fantastica, anche questa tra l'altro dura un sacco, e anche questa quando la stendete ha un profumo meraviglioso di vaniglia e mandorla che poi però svanisce, quindi non dà problemi anche chi ha una pelle sensibile. Altro mascara di Benefit è stato questo che ho terminato, Roller Lash, l'ho utilizzato perché comunque mi piace come mascara, non è sicuramente all'altezza del Benefit Bad Girl Bang a mio avviso, quindi io continuerò a preferire questo. Questo faceva parte di un kit. La differenza sta nell'applicatore, che è leggermente curvo e con le setole di due altezze diverse, proprio per ricreare questo effetto incurvante fortemente sulle ciglia, quasi come se avesse messo un bigodino. Io non sono una grande fan neanche della laminazione, perché a mio avviso le ciglia sparate così in alto non stanno bene a tutti, a differenza di quello che vogliono far credere, e danno un po' l'effetto occhio di quelle persone, adesso perdonate, ma per farvi capire la visione che ho, delle persone molto anziane a cui l'occhio si rimpicciolisce e le ciglia cominciano a essere un po' sparute, un po' rade, e rimangono molto dritte, quindi si vede quasi la parte della linea interna dell'occhio, che a me non piace assolutamente come effetto, mentre su altre persone dà proprio questo effetto incurvato, folto, e allora in quel caso mi piace, ma sono veramente rare le persone su cui mi piace la laminazione. Detto questo, l'effetto, come vi dicevo, è quello di incurvare, ma non le rende così folte come piace a me e come l'altro mascara. Un altro prodotto che ho amato tantissimo e che sicuramente ricomprerò prima o poi perché ci ricasco è questo, Le Beige Tinte Belle Mine nella colorazione B20. È un prodotto molto facile, molto ben coprente, uniformante, però anche con questa formulazione liquida al punto da renderlo semplice da stendere, semplice da sfumare, senza coprire eccessivamente la propria pelle. Quindi anche per chi ha una pelle matura come la mia, io sapete che ormai vado per i 50 e quindi voglio avere un fondotinta che non sia troppo opaco, troppo mascherone, troppo spesso, perché andrebbe a enfatizzare rughette sul viso e non darebbe questo effetto luminoso tipico delle pelli giovani. Questo invece è un prodotto fantastico da questo punto di vista e lascia anche un po' quel glow, soprattutto nella zona degli zigomi, che dopo una certa età volete sicuramente conservare. Quindi consigliatissimo. Versione mini da viaggio del deodorante di cui vi parlavo prima. Invece, uno shampoo secco che mi ha fortemente deluso è questo di Collab. Lo avevo preso in Olanda perché, devo essere sincera, mi piaceva la confezione tutta rosa e pensavo avrebbe funzionato bene. Il prezzo era abbastanza conveniente. Diceva che non lascia residui bianchi sui capelli. Effettivamente non ne lascia. Peccato che si veda neanche l'effetto dello shampoo secco, quindi ero lì che spruzzavo e non succedeva niente, cioè i capelli rimanevano esattamente come erano prima, senza dare questo effetto, almeno all'apparenza, di essere più puliti e meno lucidi, quindi per me bocciatissimo. Poi invece ho terminato tre matite. La prima è la mia matita classica immancabile di Essence Amico Precise Eyebrow Pencil nella colorazione Light Brown. Queste non vanno temperate, le girate finché c'è la mina e sono sottilissime, ma scrivono molto molto bene. Hanno solo un unico difetto, ve l'ho già detto, che si consumano in fretta, però per 2,99 euro che l'ho pagata direi che
Va benissimo. L'altra matita invece è Labbra di Catrice, ve ne ho già parlato tantissime volte da quando l'ho presa, cioè da Natale, si chiama Cheers to Life, anche questa costa pochissimo, credo 4,90 € ed è la matita che mi avete visto utilizzare praticamente sempre da dicembre in avanti sulle labbra prima di mettere l'olio o il gloss. Meraviglioso sia il colore che la formula. Anche questa non si tempera, si gira ed è morbidissima, super scrivente, bellissima. Va a sostituire praticamente questa che era la mia matita per le labbra preferita in assoluto di tutti i tempi, che è la 319 di Inglot. Che non riesco più a trovare, un po' perché Inglot qui a Milano ha chiuso, un po' perché anche sul sito non la trovo mai disponibile, quindi niente, a malincuore non me ne è rimasta neanche una e non riuscirò a prenderla. Ahimè, Inglot, se siete all'ascolto, fate qualcosa, perché questa era veramente la matita per me, il non plus ultra. Un'altra matita per le sopracciglia che ho tirato fuori, come dicevo, si consumano in frettissima. Ho finito una di queste spugnette che vi avevo fatto vedere, poi magari vi rimetto nelle storie i reel in cui vi faccio vedere in azione. Sono delle spugnette che arrivano piattissime, sembrano dei foglietti quasi di carta che voi poi bagnate sotto l'acqua e diventano delle spugne fatte in questo modo, che poi ovviamente si induriscono quando seccano. Comodissime per rimuovere la maschera, per lavare il viso, per rimuovere il trucco e sono usa e getta. Nella confezione ce ne sono 50, quindi dopo un po' che la utilizzate, siccome le spugne accumulano batteri, eccetera, anche se le lavate, la dovete buttare via. E l'ultimo prodotto che invece sto gettando perché è finito. Madonna che buono, comunque anche nella confezione rimane il profumo che a me piace tantissimo, è questo, il profumatore per ambienti di Ava & May nella versione Bahamas, che è la mia preferita, praticamente sa di monoi, cocco, fiori di tiare, è l'estate in bottiglia. Peccato che non fanno una fragranza che sa esattamente per il corpo, una fragranza da donna che sa esattamente di questo profumo, perché ne prenderei a bottiglie intere, mi piace tantissimo. E basta con questo, prodotti terminati, spero che vi siano piaciuti. Se avete provato qualcuno di questi prodotti e volete aggiungere rispetto a quello che ho detto, sia in positivo perché piacciono anche a voi, oppure avete pareri discordanti, lasciate un commento qui sotto. Fatemi sapere se questo format, come sempre, vi è interessato, vi è piaciuto, se avete domande, dubbi, io sono qui. Vediamo al prossimo video se siete su YouTube e se no nelle storie, se siete su Instagram. E se ancora non mi seguite su Instagram, iscrivetevi, il link lo trovate qui sotto. Ciao!